sempre resistenza. No, io no che non mi arrenderò, col fucile io camminerò sulla strada per la libertà, se sta terra non sa da toccare. Enrico Campofreda, il sottoscritto che cerca in maniera stringata di parlare delle resistenze delle primavere arabe. Io sono un giornalista, vengo da Roma, resisto anch'io nel fare un mestiere che sta diventando sempre più, non solo per la crisi dell'editoria, ma in genere, in sé, al di là dei settori garantiti, un'opera di volontariato più che un lavoro propriamente detto. E questo non è una doglianza, però è un problema, non solo per le testate che chiudono e quindi per la difficoltà di comunicare soprattutto in maniera alternativa. Ci sono delle brevi presentazioni, quindi non è un'autoreferenzialità, lo facciamo per tutti. Ho fatto per 15 anni il giornalista sportivo, seguendo per passione manifestazioni nazionali e internazionali. Poi da alcuni anni scrivo invece di politica estera e di politica sociale. Il problema spesso è le testate di riferimento. Ho pubblicato 3 libri, uno è una raccolta di racconti che si intitola L'urlo e il sorriso, di un editore napoletano di Salvo, che è uno spaccato di ricordi anche della trasformazione della campagna presente intorno alle città in quella civiltà della palazzina che negli anni 60 ha trasformato l'Italia. Un altro invece è un romanzo che si intitola Epumoi, e poi un ultimo libro che è appena uscito, anzi lo dovremmo presentare a Roma, Questa di Pentone è un esordio, un anticipo, che è un diario di una primavera incompiuta che chi è interessato può trovare sui banchetti. Le primavere arabe, parlare di questo tema è insomma una questione di assoluta attualità, anche se tutto questo comincia oramai 18 mesi fa, con un gesto, ricordo brevemente il gesto di cronaca, che fu un gesto di rabbia e drammatico al tempo stesso, perché portò alla morte dell'ambulante tunisino Mohamed Bouazizi, che si diede fuoco in una zona di provincia della Tunisia a seguito del sequestro della sua povera merce. Lui faceva l'ambulante non avendo l'autorizzazione per farlo. Quel gesto innescò dei movimenti di protesta che testimoniano come uno degli aspetti delle rivolte che poi scoppiarono a catena nel Maghreb e anche nel Marrakech, che è la parte del Medio Oriente ad est del Cairo, ed anche in alcune zone del Golfo Persico, in alcuni paesi della penisola arabica, in tutti i mesi successivi. Quell'episodio è del 17 dicembre del 2010, poi seguirono questi movimenti di protesta. Per inquadrare cosa sono state e cosa continuano ad essere le primavere arabe, io farei un parallelo tra alcune nazioni che hanno delle similitudini pur nella diversità, perché ogni storia è un po' storia a sé. Però la Tunisia e l'Egitto, ad esempio, sono dei paesi con un passato laico che stanno avendo una fase di transizione verso la democrazia, speriamo che lo sia, con la presenza organizzata di un fenomeno che è una realtà, l'Islam politico, che vede in entrambi i paesi installarsi posizioni di governo
degli uomini, delle componenti che sono comunque state democraticamente elette dalle elezioni che si sono verificate. In altri paesi, ad esempio il Marocco o la Giordania, ci sono stati dei movimenti di protesta non così lunghi, duraturi e per alcuni versi nemmeno così sanguinosi nella immediata repressione, con la promessa di riforme dall'alto da parte delle due monarchie che hanno avanzato delle, in verità più delle promesse che delle realtà concretamente poi praticate. In Libia e in Siria, se vogliamo continuare questa schematica linea di situazioni simili ma non identiche, c'è stata, in Siria c'è tuttora, una guerra civile, ci sono state delle proteste, in verità più in Siria, nel marzo del 2011 si sono sviluppate delle proteste, qualche manifestazione c'era stata anche in Libia, ma poi sono nati dei contrasti diventati anche dei conflitti armati in Libia, in Siria dallo scorso settembre ci sono delle forze che si oppongono al regime di Assad e tutto questo è diventato una guerra civile. La similitudine sta in questo, che in Libia c'è stato un intervento inizialmente mascherato come una forma di intervento umanitario, che poi così umanitario non era, visto che la no-fly zone che l'Unione Europea, molto guidata e spinta dalla Francia di Sarkozy, ha introdotto per poi passare a dei bombardamenti di fatto non solo sulle forze governative e quindi lealiste nei confronti di Gheddafi, ma sulla stessa popolazione civile. Egualmente in Siria, fino poi alla caduta di Gheddafi, anche alla sua esecuzione piuttosto barbara, e a testimonianza di come queste forze, l'attuale Consiglio Nazionale Libico, che è diventato il governo ufficiale riconosciuto in una nazione che comunque rimane divisa in due regioni e che sono la Cirenaica e la Tripolitania, e che ha visto soprattutto un contrasto tribale, cioè tra gruppi di tribù, non solo quelle beduine ma quelle di origine, di appartenenza di queste due regioni. In Siria la situazione è molto molto più complessa e è diventata anche feroce, perché c'è la guerra dei numeri, quante siano le vittime civili e non solo civili, quindi appartenenti alle fazioni in lotta, non è certo, ma non è quella una questione fondante, per quanto tutti rimaniamo colpiti dal fatto che si continui a morire di fronte a un quadro internazionale che non si muove, perché la Siria è un luogo dove la grande politica internazionale, sia quella degli Stati Uniti, che presiede sempre l'assetto di ogni parte del mondo e ancora del Medio Oriente, sia altre potenze come la Russia e anche la Cina indirettamente, pongono il famoso veto ad un possibile intervento armato. Questo intervento armato, se dovesse somigliare a quello che c'è stato in Libia, certamente non si sviluppa per questioni umanitarie, ma per interessi di geostrategia politica. E nel caso della Libia si trattava esplicitamente di interessi economici, perché il gas e il petrolio libico, nonostante Gheddafi negli ultimi anni fosse diventato un alleato di affari, che era quello che una parte della popolazione gli contestava, cioè un affarismo di carattere personale e familiare,
era poi un buon cliente o un buon committente per chi, come le, non solo le antiche sette sorelle, ma anche quelle che si sono aggiunte nel tempo, si interessavano del petrolio libico, che è un petrolio particolare, meno copioso di quello dei giacimenti che ha l'Arabia Saudita o altri, o il Kuwait o altri paesi del Golfo, ma il petrolio libico si caratterizza per un Brent, come lo chiamano i tecnici di queste risorse, particolare. Il Brent è un modo per individuare un petrolio puro che deve essere poco raffinato, e quindi le compagnie petrolifere avevano un interesse, perché si fanno più soldi col petrolio libico rispetto a dei processi di raffinazione di altri giacimenti petroliferi. Allora, questo è un piccolo quadro. Sì, poi potrei dire, ma non mi voglio dilungare, altre situazioni che sono state risolutive o invece non risolutive. Parlo, che ne so, dello Yemen, dove Saleh, che era l'autocrate contestato dalla popolazione, è andato anche via, però la situazione nello Yemen è ancora non definita, poco gestibile. Oppure il Bahrain, che ha visto questa maggioranza sciita, parliamo di nazioni piccole, importanti per altri motivi, perché nel Bahrain c'è la quinta flotta americana, perché il Bahrain è un paese che produce anche lui molto petrolio, e però lì 800-900 mila sciiti, che sono la maggioranza della popolazione, si trovano emarginati da quella che è la gestione del potere da parte di Califà e della famiglia sunnita. Nel Bahrain ci sono stati, chi ha seguito si ricorderà, i carri armati dell'Arabia Saudita, quella che viene considerata dagli Stati Uniti in fondo una democrazia, e democrazia non è. Questo anche per dare i termini di chi dà le patenti di bontà o invece di cattiveria di determinate nazioni. E allora ricordo invece alcuni elementi comuni che possono essere stati il fattore scatenante di queste rivolte. I bisogni sociali, tutti ricorderete, se vogliamo dare anche delle immagini, c'è una fotografia che ha girato tantissimo proprio dei primi giorni della rivolta tunisina, delle teste e delle braccia levate e una che stringe la baguette. La baguette è il tipico pane francese, quello lungo, che per i precedenti coloniali è un tipo di pane non arabo, ma comunque che viene consumato. Quella fotografia mostrava le proteste della gente per il pane, perché Ben Ali, l'autocrate, il presidente, perché veniva eletto come tale, anche se poi c'erano dei dubbi sulla linearità, sulla limpidezza di queste elezioni, come c'erano per le elezioni che portavano ogni quattro anni Mubarak a continuare a essere presidente dell'Egitto. Ecco, Ben Ali arricchiva se stesso ma affamava la nazione. E allora il tema sociale, e quindi la mancanza dell'assolvimento di bisogni primari come quelli di mangiare, come quelli di lavorare, in una nazione che comunque è una nazione, la Tunisia, che ha uno sviluppo industriale, sia in campo di lavoro delle manifatture sia di altro, e vedeva un altissimo tasso di disoccupazione giovanile. Da lì il gesto suicida di Bouazizi ha rappresentato per le masse tunisine la volontà di scrollarsi di dosso quell'autocrazia che schiacciava anche i bisogni primari della nazione. Quindi pane, lavoro,
redistribuzione delle ricchezze. Questo è l'elemento sociale che ha caratterizzato la rivolta tunisina, la rivolta in Egitto, la rivolta in Marocco, nello Yemen, nel Bahrain. Ci sono dei bisogni primari, ci sono delle società molto ricche, ma manca una distribuzione della ricchezza e quindi ci sono masse ancora molto povere. L'altro è il problema politico, i bisogni politici, cioè la riconquista della libertà, della libertà come partecipazione, se vogliamo ricordare un verso famoso, una strofa famosa che cantava Giorgio Gaber. La vera democrazia è quella che vede effettivamente una partecipazione, e in questo i fenomeni che hanno portato anche a delle elezioni in questi paesi, confermati dagli osservatori internazionali, dicono che una sorta di partecipazione c'è. Si lotta contro delle dittature mascherate, quindi dei presidenti che sono sostanzialmente dei dittatori, che raccolgono le ricchezze intorno alla propria famiglia, al proprio clan, e non li si vuole più. E quindi sia Ben Ali sia Mubarak lasciano, e poi anche Gheddafi, altre di queste figure, Saleh, lasciano il potere. Lo lasciano insanguinando le piazze, perché in Egitto nei primi 15 giorni di rivolte di piazza muoiono intorno alle 900 persone, ne spariscono 15.000 arrestati. Nelle carceri ci sono tuttora, un numero imprecisato, intorno alle 3.000 persone che sono state incarcerate, ma non sono state tutte liberate. Queste sono delle denunce che proprio il movimento rivoluzionario dà. L'altra battaglia è una battaglia di valori, e questo è un elemento che ha portato l'Islam politico in primo piano, cioè questi governi, che erano governi di impostazione filo occidentale, che rappresentavano un modello filo occidentale, non solo perché erano alleati, ma perché riproducevano un determinato meccanismo, compreso quello che in Italia o in Europa conosciamo bene, quello della corruzione, quello del fare politica per i propri interessi, non come un sistema di governo per la collettività. Bene, questo ha smosso le acque. Ora, l'Islam politico si pone come alternativa, si è posto come alternativa. In alcuni punti, in alcuni paesi ha raggiunto anche il potere, perché ha ricevuto il mandato dalla popolazione, dagli elettori. L'Islam politico può essere una alternativa democratica? Questo è il grande punto interrogativo che mantiene in sospeso la situazione in queste due nazioni. Ho fatto un riferimento all'Egitto, che è un paese che ha visto poi una spaccatura tra il fronte laico variegato, tra chi ripropone un ritorno in fondo un ritorno al passato, quello che alcuna pubblicistica ha chiamato i mubarakiani oltre Mubarak, nel senso che il presidente alternativo il candidato alternativo all'attuale presidente Mursi della Fratellanza Musulmana, Tal Shafiq, era anche lui un appartenente all'esercito e un nostalgico del vecchio sistema. Bisogna capire se quello che scaturirà questo braccio di ferro, che ad esempio in Egitto vede una terza componente che dovrebbe essere che dovrebbe assolvere, non faccio il gioco di parole, ad un ruolo di terzietà che è l'esercito, non prenda posizione a favore dell'uno o a favore dell'altro. La lotta tra le parti può molto probabilmente portare
a un compromesso. Quelle che sono state, se avete seguito le ultime vicende, delle prese di posizione con le quali il presidente Mursi ha esautorato quelle che sembravano delle figure intoccabili, come il feldmaresciallo Tantawi, che era odiato oggettivamente dalla piazza e che aveva presieduto le repressioni durante tutti questi mesi, non solo nei primi 15-20 giorni prima della caduta di Mubarak e nei giorni immediatamente successivi, ma anche in fasi successive durante le elezioni politiche o dopo le prime elezioni politiche. Ci sono stati ancora ammazzamenti in piazza in Egitto. Quindi il ruolo di questo Consiglio Supremo delle Forze Armate era un ruolo indirettamente politico, aveva un suo peso e tra l'altro ha un peso tuttora, anche se le cose sembrano cambiate, ma dobbiamo capire in che modo si cambieranno, ha un peso sul fronte economico, perché l'esercito in Egitto è un'impresa, cioè oltre ad occupare 1 milione di persone nei vari ruoli, militare, di polizia e via discorrendo, poi ha le mani su tutta una serie di attività economiche che vanno da quelle che in Italia chiameremo partecipazioni statali, cioè da tutta quella che è un'attività filo statale che riguarda imprese di vario genere, costruzioni di strade, ma si va anche all'edilizia, quindi gestione anche della cosa pubblica come gli ospedali. L'esercito ha viene calcolato intorno al 10-15% del PIL nazionale e il PIL nazionale passa soprattutto per due fattori, quello appunto che è nazionalizzato, del trasporto, dei pedaggi del canale di Suez e il turismo. Quindi per quanto riguarda e forse vi annoio e adesso mi taccio tra poco su questioni un po' specifiche, però per ritornare al tema di iniziale, cosa in fondo può essere di queste che sono state delle rivolte? Potranno essere delle vere rivoluzioni a favore del popolo? Beh, questo è un percorso su cui anche gli osservatori devono capire e devono scoprire e quindi se ad esempio la Fratellanza Musulmana in Egitto e Nada in Tunisia rispetteranno anche quelle che sono delle promesse come la redistribuzione della ricchezza, come la conservazione e non l'oppressione di figure di genere, cioè del ruolo della donna, le conquiste che in questi paesi, nonostante ci fossero poi degli autocrati come i Rais citati, erano state raggiunte, e quindi ad esempio il divorzio e quindi il riconoscimento di parità tra i sessi, se non ci sarà una regressione allora il processo potrà continuare. Se invece prevarrà una componente di interpretazione rigida, che per ora né la Fratellanza Musulmana né Ennahda in Tunisia sostengono di voler praticare, e quindi una posizione tipo quella dei salafiti, che vogliono una lettura letterale dei testi islamici, che vogliono praticare la Sharia e che quindi vedono anche su questi temi di libertà dei costumi delle forme, possono proporre delle forme oscurantiste, le componenti della società laica e progressista dovranno giocarsi una partita che per ora non li vede vincenti, perché li ha visti subalterni a altre scelte, cioè la popolazione sta dando credito a questo progetto islamico perché diventa un progetto identitario, ci si vuole distinguere
dai governi filo-occidentali precedenti, che erano dei governi illiberali, corrotti, che affamavano il popolo. La sfida è enorme e naturalmente può essere una sfida che diventa un boomerang, perché se i tunisini, se gli egiziani non mangeranno, probabilmente si ribelleranno anche, ed è giusto che sarà così, se sarà, si ribelleranno anche a queste figure di un nuovo Islam politico. Io è sempre resistenza. No, io no che non mi arrenderò, col fucile io camminerò sulla strada per la libertà, se sta terra non salta tu ca. Perciò ogni giorno io combatterò, questa è l'unica cosa che so, sulla strada per la libertà e con nemico nessuna pietà. Mentre il presidente mente al PM di Milano, ad Arcore è nascosto il vero Provenzano. E se dici che la mafia è un'invenzione di Saviano, la camorra ricicla il denaro del Vaticano. È chiaro, chi ha perso la voce non ha capito che un leone non fa caccia prima di aver ucciso.